Ragazzi, benvenuti in un video completamente inaspettato. No, aspetta, faccio annulla, c'è un altro game dopo. Oggi siamo su COD Mobile. È da una vita che non gioco a questo gioco e oggi ho scoperto che si può giocare con il pad, che è una cosa che hanno introdotto secondo me da un anno ormai. Io l'ho scoperta praticamente oggi e si può giocare con il pad, il tutto in maniera legit, cioè proprio c'è la sezione controller. Cioè io praticamente questo gioco, intanto cerco una partita, l'ho giocato il primo mese che è uscito, ormai penso un anno fa, non mi ricordo nemmeno quando, alla fine dell'estate scorsa, e l'ho mollato dopo poco perché di base, per quanto lo adorassi, perché secondo me questo gioco è uno dei migliori COD mai fatti, perché ha tutte le migliori mappe, tutte le migliori armi, eccetera eccetera, giocarlo su mobile per me era troppo. Cioè io non ho mai giocato su mobile e non ci riuscivo, mi dava proprio fastidio l'idea anche di giocare con il telefono perché si surriscalda, non era piacevole, ok, per me che non sono abituato. Ho scoperto che si può giocare con il pad e quindi porca puttana giochiamo con il pad, tra l'altro ripeto in maniera totalmente legit, cioè non è che tramite dei trick strani sto attaccando il pad, imbrogliando, cioè è una roba che si può fare nel gioco. Ora io non so come sono visti quelli che giocano col pad su questo gioco, ok, magari sono visto tipo come il figlio di puttana della lobby, ok, lo dico subito, non giocandoci non so effettivamente se mi butta in lobby di gente col pad, non ne ho la più pallida idea. Tra l'altro, come vedrete dai miei movimenti, li utilizzo comunque del pad, non è che ti porti ad essere chissà quanto fluido, anzi mi sento abbastanza un coglione, se devo essere sincero. Tra l'altro la sensibilità pure va fissata perché ce l'ho messa malissimo. Sto giocando una modalità fighissima, raga. Ecco, proprio a proposito di robe fighe di COD Mobile. Si chiama gioco delle armi a squadre. Avete presente gioco delle armi classico? Ok, questo è gioco delle armi classico però con i team. No, ragazzi, io devo cambiare questa sensibilità. Ok, l'ho cambiata leggermente. Stavo dicendo, è un gioco delle armi a squadre. Quindi in pratica il primo delle due squadre che arriva all'ultima arma e fa la kill, quindi col coltello, vince la partita. Se nessuno ci arriva, si fa un conteggio di punti. Ci sono infatti i punti proprio delle kill. Se raggiungi il limite, vinci. Come in un deathmatch a squadre normale, ok? È una modalità molto simpatica. Ho fatto diverse partite prima. Mi incuriosiva. Ho registrato anche un video con Rampage in the Box per il suo canale, dove abbiamo giocato proprio questa modalità qua pure. Ok. Ok. Ci sono situazioni in cui mi trovo stra comodo a sparare, altri in cui non riesco a prenderne uno manco per il cazzo, non capisco esattamente perché. Stiamo vincendo comunque, li stiamo abbastanza killando. Tra l'altro ci tengo subito a dire una cosa, ragazzi. Allora, non giocando a sto gioco da un botto, io non so come chi mi trovo contro. Cioè non so se adesso sto giocando contro player veri, contro dei bot del computer, e ve lo dico sinceramente perché tutte le volte che ho parlato con qualcuno di COD Mobile, gente che ci gioca, mi ha sempre detto che ci sono un sacco di bot del computer che giocano in mezzo, e io non riesco a capire contro chi sto giocando. Posso dire che sto pomeriggio, avendo giocato diversi game, stavo giocando contro persone vere, perché parlavano in chat di gioco, quindi a meno che non stiamo parlando di bot iperrealistici che parlano pure, cosa che onestamente dubito esistano, e penso che comunque ci siano giocatori reali, non so quanti. Muori. Un altro tipo qua giù. Cazzo è andato. Madò, devo fare una kill con quest'ultimo sniper. Me lo levo dai coglioni. Ah, raga, c'è un problema. Cioè, la sensibilità quando miro diventa tipo di pietra. Tra l'altro, ragazzi, come avrete notato, ve lo dissi anche in un video recentemente, io ormai sto giocando praticamente solo a Warzone e proprio onestamente non mi diverto troppo. Cioè, non ho voglia di cambiare in questo periodo. Gioco solo a questo. Il multiplayer mi ha un po'. Abbiamo vinto? Sì, siamo arrivati al limite punti. Nessuno è arrivato al coltello. Io sto giocando solo a Warzone. Mi ha preso veramente troppo, raga. Da quando è uscito non riesco a giocare ad altro. Mi piace tantissimo. Quindi sto periodo il multiplayer l'ho give upato, ve lo dico francamente. A me dispiace per quelli a cui piace, che mi chiedono: Orx, ma quando un video sul multi? Non lo so, raga. Cioè, quando ci tornerò ci farò dei video. A breve, tanto ho già in programma di portarvi un video sul multi di Modern Warfare. Però in maniera fissa, mettiamola così, a fare video con costanza sul multi non lo so. Per ora non ho proprio voglia di giocarci. Cioè, mi diverto un botto su Warzone, ci gioco ogni giorno. Era da anni che non nerdavo così tanto a un COD, davvero. Cioè, ci sto giocando tantissimo e non mi stanco mai, è quello il bello. Facciamo un altro game comunque, ovviamente. Questo è durato un cazzo. Vorrei riuscire a vincere una partita. Cioè, l'abbiamo vinta, però vorrei riuscire ad arrivare all'ultima arma. Nuketown. Oh my god. Raga, comunque c'è poco da dire. E il player di COD vuole questo. Vuole le mappe che ha giocato quando aveva 12 anni. E io faccio parte di quella categoria. Cioè, a me basta che mi dai Nuketown, Firing Range, queste mappe qua. Cioè, me le ripropone all'infinito. Cioè, mi va bene. Il problema nasce quando mi metti Ramazza. Minchia, Ramazza. Ehi, guarda che slide che... Ehi, ma vola il personaggio. The fuck, bro. Andiamo qua dietro. Allora, mi fai da vicino. C'è un problema con questa sensibilità che non è da poco. Cioè, muori. Uno. Due. Un altro. Non mi ha dato la kill a me, non gli ho fatto assist. Un altro.
A volte quando miro, quando inizio a sparare, prima di aver mirato, poi non mira. Probabilmente non riesce a gestire i comandi insieme. Oddio, erano tutti in fila. Oddio. Oddio, stanno sparando tutti davanti, raga. Oh cazzo, raga. No, no, sto pompa. Oddio, Dodo, dai, dai, continuate qui. No, niente, dietro. Torna spawn trap di una violenza inaudita. C'ho le streak, ma non le tiro, raga. Solo lo tiro. Aspetta, voglio riuscire a fare quello che ho fatto. È stato bellissimo. Oh cazzo, qui c'è il mod. Minchia, raga. No, era mio, cazzo, me l'hanno rubato. Ok, un altro. Devo levarmi dal cazzo questo cecchino, devo subito. No ult marker. Cazzo. Ma peccato perché voglio, no, non voglio killare con le streak, perché voglio vincere la parità arrivando all'ultima arma. Questo intendo dire. Perché ho quest'arma? Ah no no no, niente, no, sono andato avanti. Questa era, ok, un'altra arma. Pistola. Allora, ci sono le ultime due pistole. È finita. Abbiamo vinto. No raga, volevo fare io l'ultima kill. Volevo arrivare io al coltello. Vaffanculo, va. No, ma mi sa che non è arrivato nessuno al coltello, sapete? No, non è arrivato nessuno. Abbiamo vinto per il numero di kill. Che rosic. Ne faccio un'altra. Voglio riuscire a vincere una partita arrivando al coltello, ragazzi. Voglio arrivare al coltellino e vincere così proprio. Comunque è veramente fatto bene sto gioco, ragazzi. Pochi cazzi. Per essere un gioco mobile è veramente fighissimo. Ragazzi, ultimo game Scrapyard. Poi la metà delle mappe che ci sono qui ci sono anche su Warzone, in realtà, nella mappa. Cioè, per capirci, questa c'è anche su Warzone, ad esempio. Ed è dove c'è Boneyard. Qui c'è lo shop, qui dietro questo camion qua. Esattamente qui. Qua è chiuso, qua è pieno di gente che campera. Solitamente, insomma, ho giocato a Warzone, saprete a cosa mi riferisco. Ok, prima kill. Seconda kill. Minchia. Ok, arriva gente da qui. UAV, lo tiro. Ok. Uno arriva da qui. Ok. Ehi, questa era one shot, godo. Che culo. Ok, ho il pompa, raga. Male, malissimo, malissimo. Ok. Ok, top. Ho un rumore affianco a me, vaffanculo. Dietro. Merda. Uno. Ok, ultime due pistole, poi lancia missili. Ok. Ok. È un alleato, è un nemico, gli ho sparato un RPG nei piedi, non è morto. Siamo a 55 su 60. No, vabbè, non ce la faccio. Non ce la faccio, mo li killano gli alleati. 4 kill a disposizione per fare una kill di RPG. Ok, sono a 58, l'ultima mia, vi prego. No, l'ultima, vi prego, non rubatemela. Niente, l'hanno fatta. Ma dai, andata a fanculo, me l'hanno rubata. Niente, raga, non ci riesco. I boss, non riesco a vincere una partita col telandio l'ultimo. Vabbè, ragazzi, io direi che questo video può finire qui. È stato un ritorno un po' difficile. Ah, ok, no, niente. Pensavo stesse sparando in wallbang questo volta. Ma che sta facendo? Ci becchiamo alla prossima. Qui da Vlogs è tutto. Bella, ragazzi.